PRG, il PAT e il piano di interventi sono la stessa cosa? Allora, il PRG non esiste più, è stato sostituito da altri documenti che sono il PAT e il piano degli interventi. Sono due cose diverse. Sì, precedentemente con la legge dell'85 c'erano i piani regolatori. Il piano regolatore condensava tutto. Cioè, nel piano regolatore venivano definite le aree edificabili, il centro storico, le zone di completamento, le zone di espansione, le zone di espansione industriale, le aree agricole. Col PAT c'è stato un cambiamento di rotta, nel senso che il PAT non è uno strumento attuativo, mentre il PRG lo era. Il PAT definisce le invarianti all'interno del territorio, cioè definisce le invarianti geologiche, geomorfologiche, architettoniche, mentre e definisce le zone trasformabili, diciamo, cioè la zona agricola che può diventare zona di espansione. Il comune, col piano degli interventi, che ha durata 5 anni, definisce quali aree che sono possibilmente trasformabili dal PAT, io vado a trasformare in quei 5 anni lì. Scaduti 5 anni si riparte tutto da zero, teoricamente, però dopo l'urbanistica a tempi enormi, cioè queste cose qua sono tutte teorie, dopo quando si va nella pratica in 5 anni non riesci mai a fare niente, più o meno. Cioè praticamente il PAT dice possiamo cambiare quella cosa lì, il PAT definisce in tutto il territorio di Verona posso trasformare qui, 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 qui. Poi è l'amministrazione comunale che c'è in quel momento che definisce il piano degli interventi, cioè si sviluppa questa parte piuttosto che l'altra. Se nei 5 anni la parte che io ho deciso di trasformare non viene trasformata, si ritorna da zero e si dice trasformiamo una parte da un'altra parte. Questo più o meno è il meccanismo del PAT e del piano degli interventi. Il piano degli interventi è definito anche il piano del sindaco, perché dura proprio i 5 anni che dura l'amministrazione comunale, in teoria. Dopo in pratica vedremo, perché Verona è la prima città che sta partendo con il piano degli interventi, e quindi delle città grosse dopo 20 paesi hanno anche fatto, ma parlando di città, perché la città di Verona è stata la prima a adottare il PAT e adesso è stata la prima ad adottare il piano degli interventi, perché non c'è né a Venezia né a Padova, non ci sono neanche. C'è qualche paese che ha fatto qualche piccolo piano degli interventi, ma minimale. Poi è successo il piano casa e altri strumenti urbanistici che hanno un po' rimescolato le carte, diciamo. Grazie. Volevo chiedere, sopra il livello comunale praticamente c'è l'anarchia totale, cioè insomma, non c'è una visione univoca della cosa. Cioè non è che ci sia l'anarchia, è che non si è mai riusciti ad approvare. Ognuno fa il suo, diciamo, ogni comune pensa al proprio, sì. Nessuno pensa al proprio. Non c'è mai un coordinamento. Esatto. Cioè ci sarebbe. Volevo chiedere gli strumenti. Sì, ma di là della normativa che sì. Nel senso che al di là della normativa che prevede questi piani, poi in realtà non si sono mai fatti. Volevo chiedere, al momento, al di là di quello già diciamo uscito, ma si sta lavorando per arrivare a qualcosa del genere? Sì. Perché io nel mio piccolo io sto studiando ingegneria e di architettura per laurearmi a breve. Però vedo che almeno io lo faccio a Trento e vedo che nel Trentino tutti parlano, poi nella realtà non c'è una ricerca di arrivare a un piano condiviso. C'è qualcosa per Verona, non so, magari. Allora, la regione Veneto sta facendo il piano paesaggistico, che però ci sta parlando da 10 anni. Adesso sono state coinvolte le soprintendenze. Cioè il piano paesaggistico è proprio il piano ambientale, cioè tutti i territori vincolati
vengono riassunti all'interno di questo piano e dovrebbero dare delle direttive. Quindi alla fine, se tu sviluppi il tuo progetto all'interno di una zona vincolata seguendo le normative del piano paesaggistico, non dovresti neanche andare più alla soprintendenza, in teoria. In pratica le soprintendenze non vogliono, diciamo, mollare l'osso, cioè la possibilità di vincolare, bloccare, e quindi il piano paesaggistico non prende vita, cioè la regione vorrebbe farlo, ma ci sono tutti questi vincoli da parte delle soprintendenze che lo bloccano, diciamo, perché si sarebbe già fatto, è stato fatto, ma non è mai stato approvato, non è mai nato, diciamo. Anche il piano territoriale di coordinamento regionale lo hanno fatto, però poi si perde nei meandri delle approvazioni, diciamo, perché l'iter è lunghissimo, anche l'iter di trasformazione del piano regolatore, anche una semplice variante urbanistica ha un iter lunghissimo, perché deve essere discussa in consiglio comunale, viene adottata, viene pubblicata, si fanno le osservazioni, ritorna al consiglio comunale, deve essere riapprovata e poi entra in vigore, e quindi tempi lunghissimi, diciamo, per quelle piccole, immaginiamoci per il piano territoriale di coordinamento. Questo lo vediamo anche sullo sviluppo delle infrastrutture, nel senso, devono fare le ferrovie e alla fine il piccolo comune mette il veto su tutta una ferrovia che ha un'importanza strategica, un'importanza sovranazionale anche, e il piccolo comune ti mette i paletti, cioè lì non passi, lì non vai, e quindi si blocca lo sviluppo, diciamo. Anche nelle cose più banali io vedo, cioè, ad esempio, io ho fatto un progetto tra Riva e Arco, che sono 10 km di strada e ci sono due teatri, due scuole materne, due scuole che ogni comune si fa il suo, e non c'è un interagire neanche tra due comuni a 10 km di distanza. Certo, poi c'è da dire anche, precedentemente, quando c'erano i piani regolatori, se guardate i piani regolatori, le zone industriali le mettevano sempre al confine più basso del comune, ma magari era vicino al centro abitato dell'altro comune, però. Quindi, cioè, perché non c'è mai stato un coordinamento da parte di nessuno? Quindi io le cose brutte me le metto là in fondo, però magari sono vicine alle cose belle di un altro. Gestione un po' l'italiano. Sì, un po' tutti pensano al loro porticello. Posso? Allora, in realtà sono due le domande, Alberto, diverse tra loro, e entrambe un po' polemiche, perché mi interessava capire prima la tua opinione e secondo, in base alla tua opinione, magari avere qualche spunto in più. Giustamente tu hai fatto un breve excursus di quella che è sostanzialmente la legislazione in materia urbanistica, che in Italia è vasta, sotto alcuni punti di vista è anche raffinata, almeno per gli aspetti che conosco io, non sempre è coerente nella sua evoluzione storica, perché spesso le leggi successive hanno rimesso in discussione cose stabilite da leggi precedenti, ma dal tuo punto di vista noi ci troviamo appunto questa grande legislazione, anche raffinata nel suo proprio profilo giuridico, però dopo tu hai elencato giustamente i problemi che riscontriamo ogni giorno nel nostro vivere nelle città. Non è che forse sia proprio questa che i tecnici chiamano ipertrofia legislativa a creare, o che sia una delle concause di queste problematiche che noi vediamo? È una supercazza, non ipertrofia legislativa. L'avvocato potrebbe spiegarci in sintesi questa grande mole di leggi, magari anche raffinate tra loro, sì, ogni, può essere una delle cause che portano a... Ma perché? Beh, certo, ma le leggi in materia urbanistica sono fatte molto bene.
dal mio punto di vista, sì. Però non sempre, sai, sono coordinate tra loro. Però io penso una cosa, dopo questo è il mio pensiero, però, sì. Che le leggi urbanistiche sono leggi amministrative, ma non parlano mai del progetto di per sé, della città, dello sviluppo, parlano sempre di problemi amministrativi, cioè di leggi da avvocati, cioè non sono progetti da architetti. Cioè, i progetti che vi ho fatto vedere prima, quelli dell'Ottocento, erano i progetti della città, cioè, i progetti del Cinquecento, della città ideale teorizzata nel Cinquecento, erano progetti, si vedeva un disegno. Adesso cosa si vede? Una carta e faldoni di leggi, regolamenti, decreti, che dopo cosa ti hanno portato alla fine? A niente. Solo a cause. Alla fine non portano niente, perché uno per costruire una piccola lottizzazione ci mette 10 anni di cause prima di arrivare a costruire qualcosa che magari è una schifezza. Perché uno ha messo il veto, l'altro non lo vuole, quell'altro, 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 alla fine il progetto si distrugge. L'ufficio tecnico ci mette le sue. L'ufficio tecnico ci mette le sue, dopo la soprintendenza, c'è 1000 persone che ci devono mettere il naso all'interno, quindi, di un progetto. Allora, io l'ho individuato perché, dal punto di vista amministrativo, è un iter enorme, lunghissimo. Allora, quindi tu dici, la materia urbanistica che è scritta tu, hai ragione di dirlo, da avvocati, comunque da giuristi, dovrebbe invece essere, dovrebbe tenere invece maggiormente conto dell'esperienza, della formazione, chiamiamoli dei tecnici della materia stessa, che sono, chiamiamoli, gli architetti, gli urbanisti, insomma, giusto? Perché secondo te le leggi che... La responsabilità, in tale cosa manca, è la responsabilizzazione degli attori, nel senso che siccome si sa che bene o male chi fa qualcosa che non va scampa, vengono prodotte migliaia e migliaia e migliaia di articoli, di leggi modificate, sub questo, sub quell'altro, la modifica di quell'anno, l'attuazione di quell'altro, affinché si cerchi di controllare ogni piccolo dettaglio. Ma è come la legge della scarpa, no? Più la stringi, più ti scappa. Quindi costruendo un castello enorme di normative, più grande è questo castello, più trovi, appunto il lavoro degli avvocati è questo, più trovi la scappatoia per infilarti tra un articolo, tra un'attuazione, tra una cosa, tra una. E questo va a favore, alla fine di che? Va a favore del sistema che ormai è sclerotizzato, immobile, perché nulla va nel verso della produzione, non c'è nulla che va nell'urbanifica, nell'ambito del costruire, non c'è nulla che agevola la realizzazione. Perché poi l'urbanistica si trova sempre in ritardo a dover rispondere a problemi già esistenti, cioè, ma grossi, ti trovi sempre in ritardo. Se in... Che fa una domanda? Prego. Allora, tanto bravo, che è stato molto interessante, anche se ho fatto un po' di fatica a sapere tutto il fondamento. Però, come giustamente noi qua andiamo a fare gli amministratori, per quelli che noi dovremmo andare a fare, non gli architetti, non credete, questa domanda faccio sia a te, sia architetto, sia professore, che un po' l'urbanistica attuale, al di là delle leggi che ci sono, eccetera, sia un po' figlia della cultura, diciamo. Nel senso, non so, nell'epoca fascista, faccio un esempio, c'era questo, diciamo, stato etico, l'etica è anche estetica, no? Invece qua siamo in una società molto individualista, giustamente mi dicevi tu, un paesino dice da qua non passa la TAV, non passa, da qua non passa questo, non passa. Non è che questo iperindividualismo ti porta anche alla situazione attuale? Beh, certo. Ma come vedi? Cioè, secondo cioè, me manca leadership in Italia per creare. Sì, ma l'urbanistica, come abbiamo visto, dal neolitico adesso ha sempre cercato di rispondere a dei problemi che aveva la popolazione. Hanno iniziato a mettere unite 3 capanne, 4 capanne per un'esigenza difensiva, poi si sono spostati verso la pianura perché hanno iniziato l'agricoltura, poi hanno suddiviso la città.
a cardo decumano ortogonalmente, perché era più semplice da controllare, sempre per favorire la popolazione, favorire lo sviluppo. Adesso invece si cerca di contrastare sempre lo sviluppo, cioè è proprio l'opposto, però. Cioè, è per quello che è sclerotico il pensiero, perché si cerca sempre di contrastare lo sviluppo. Tu hai una bellissima idea domani mattina, puoi realizzarla, quanto ci metti? 10 anni dopo la tua bellissima idea, non vale più niente, però. Perché tra 10 anni, se noi guardiamo i piani urbanistici di 10 anni fa, che pensavano che ci fosse uno sviluppo enorme, adesso li vedi adesso, e chi è che va a costruire? Chi è che sviluppa? Nessuno, perché c'è una crisi mondiale e quelle cose li conservano, ma niente. Anche il piano degli interventi, però, non vedrai, sì. Cioè, finisce in una bolla di sapone perché è troppo oneroso. Cioè, ci sono pochi che andranno a costruire adesso. Perché noi adesso ne stiamo facendo uno, ma una robetta piccolissima, deve pagare non so quanti soldi al comune per avere la concessione. Non pagherà mai perché non c'è mercato. E poi l'ultima domanda che ti faccio, cioè, non è da... Forse non è... L'ultima domanda che ti faccio è... Non è una critica, sono solo comunista. Sento sempre costruire, costruire, costruire. Però non è che sistemare, lo schifo che c'è. Beh, certo. Io intendo costruire nel senso di trasformare quello che c'è, non mettere nuovo terreno da cementificare, ma trasformare quello esistente. Noi abbiamo qui a Verona tutta la zona di Verona Sud, che se guardiamo cosa c'è di occupato all'interno, sarà il 20%, 30% forse il 30%. Delle industrie che ci sono lì, mezze sono chiuse, quindi lì è proprio terreno dove dire io agisco come comune, ma devo avere la forza per agire, ma la forza non c'è, perché dopo c'è il piccolo proprietario, no, ma non toccarmi qua, passa di là. Qualche idea su Verona Sud è uscita negli ultimi anni. Certo, ma cosa hanno fatto? Anche l'ultimo piano degli interventi. No, io non è che lo vedo già a fare le notti. Ci ho visto io una volta che la cosa finiva contro i palazzi, contro il cielo. Cosa hanno fatto? Niente. Ma dopo è troppo oneroso, cioè è impossibile che uno vada a fare. E dopo è troppo oneroso, guarda che per un metro quadrato devi pagare non so quanto al comune e nessuno lo fa.